sono il più vecchio, se non vuoi, uno proprio dei più vecchi, dire che solo su questa ultima fase della nostra vita riprendiamo coscienza di una dignità, di un ricordo, di un punto d'onore che per tanto tempo è stato mistificato, che noi stessi non abbiamo avuto la forza di ritrovare. Lo ritroviamo, ma non può fermarsi né all'omaggio, al pellegrinaggio sugli spalti dove i nostri antenati sono morti, né può essere limitarsi allo sventurio di un gagliardetto e di una bandiera. Deve essere una rinnovata coscienza di partecipazione al nostro popolo, ai nostri legittimi interessi di nazione, di famiglie, di persone, una rivendicazione soprattutto della nostra dignità, del nostro passato che viene trascurato deliberatamente, ipocritamente, con grande malafede nell'insegnamento dei giovani e anche dei meno giovani, perché è difficile trovare ricordi precisi di questo passato importante della nostra storia, quale fu il regno borbonico, che fu un momento di liberazione delle popolazioni meridionali dallo sfruttamento che veniva anche allora e prima dei Borboni dalle regioni padane, sfruttamento che si realizzava attraverso l'usura, attraverso la concessione delle sanzioni delle imposte, attraverso i feudi. Questo percorso infelice che ha compiuto poi l'Italia unita, lo avete sotto gli occhi, fa parte della vostra vita quotidiana, fa parte della vostra identità fisica. Siamo i terroni d'Italia e in questo fatto non significa, questa parola non significa nell'accezione comune che siamo i meridionali, ma che siamo gli sporchi, gli incapaci, gli inetti, i mezzi italiani, gli italiani per grazia di Dio, per concessione di Cavour. E allora ci deve essere un momento di patriottismo, quelli che vengono qui e sono venuti qui, patriottismo meridionale, siciliano. La Sicilia è la parte più antica della civiltà italiana. Subito dopo viene questa parte meridionale della penisola che una volta si chiamava Napoletano. Qui è nata la civiltà d'Europa. Qui è nato il nostro orgoglio di essere noi stessi. Noi siamo nella nostra terra, non nella terra di Cavour, di Vittorio Emanuele, della bandiera tricolore. Noi siamo nella nostra terra con i segni antichi della nostra storia. Questo ci dobbiamo ricordare, questo dobbiamo dimenticare, se no queste celebrazioni servono semplicemente a sentire cattivi odori e a rivedere calci racci che si sgretolano non onorati dal ricordo, non onorati dal resto degli italiani. Noi dobbiamo andare ad onorare i Vittorio Emanuele, i Garibaldi, i generali Gialdini e loro quale risposta ci danno se non il disprezzo. Io vi invito pertanto a riconsiderare, a riflettere in senso più profondo il significato